Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, buongiorno anche a chi ci segue in streaming nettunotv.tv. Andiamo subito in regione Emilia-Romagna, dove c'è la nostra postazione. Stiamo seguendo questa mattina i lavori dell'Assemblea regionale. Dovrebbe essere pronta per noi Michela Conficconi con degli ospiti. Ecco qui già la vedo. Forse dobbiamo stabilizzare un attimo i segnali. Sì, allora stabilizziamo i segnali della regione. Torniamo quindi invece, andiamo subito in apertura a sentire le parole che il presidente della regione Stefano Bonaccini, l'intervista che ha rilasciato ieri ad Eleonora Monari sul tema proprio dell'autonomia. Ieri ha presentato il tutto, questo progetto e questo passo, lo ha presentato presso la conferenza metropolitana dei sindaci della nostra provincia di Bologna. Allora andiamo a sentire il presidente della regione Stefano Bonaccini. Stiamo cercando, come si sa, una strada che peraltro in questo paese non è mai riuscito a percorrere nessuno. Ci fu un caso, la Lombardia, guidata da Formigoni, che col governo Prodi tra il 2006 e il 2007 tentò di raggiungere un'intesa che poi però arrivò al governo Berlusconi e non se ne fece più nulla. Noi abbiamo scelto una strada costituzionale, attraverso il comma 3 del 116 dell'articolo della Costituzione. Noi diciamo che, a nostro parere, come peraltro la Costituzione prevede, se dimostri che sei una regione virtuosa, hai i conti in ordine, puoi chiedere un po' più di autonomia su alcune competenze che però vanno specificate bene, altrimenti sono slogan e basta, sui quali poi una volta fatto eventualmente un'intesa col governo per poter portare un'eventuale legge in Parlamento, perché non lo dice nessuno, ma serve una legge approvata a maggioranza assoluta e si può comprendere per i brevi tempi di vita del governo, anche che andasse a scadenza naturale, sono pochi mesi fino a primavera, ma soprattutto un Parlamento dove tra Camera e Senato, quindi il fatto che venga approvata al Parlamento è molto complicato, ma certamente se riuscissimo a ottenere un accordo col governo sul fatto che quelle competenze per cui chiediamo più autonomia, cioè lavoro, impresa, ambiente, territorio e salute, possano essere, tra virgolette, ritenute utili e valide, su quelle dopo si decide quali risorse chiedere di trattenere, perché non sono soldi in più che arrivano da Roma, sono soldi che dalla fiscalità generale tu chiedi attraverso, poi devi decidere quale strumento tu possa trattenere per gestire quelle competenze tue e non più farle gestire allo Stato. Allora, andremo tra poco a ricollegarci anche con l'Assemblea legislativa. Ripeto, oggi sono partiti nuovamente i lavori del Consiglio regionale e da questa mattina a mezzogiorno che vi stiamo raccontando in diretta quello che succede, anche le novità in discussione in aula. Ma adesso veniamo alla cronaca perché i malviventi hanno usato un SUV rubato per spaccare la vetrina ed entrare nella gioielleria Musolesi di via Saragozza, Bologna 101, sotto al portico, nel tratto fuori porta della via. Erano circa le 3:30 di questa notte quando l'auto lanciata in retromarcia è riuscita a praticamente rompere la serranda e il vetrina del negozio. Per arrivarci hanno spostato un paio di cassonetti dei rifiuti, superato anche un gradino, poi hanno anche tentato di manomettere la telecamera della videosorveglianza. In pochi minuti hanno arraffato i diversi oggetti e monili esposti nelle vetrine interne senza riuscire a quanto pare però a raggiungere la cassaforte. Oltre al bottino, che pare abbastanza corposo, sono gravi anche i danni subiti dal negozio, uscito letteralmente devastato da questa razzia notturna. Usata come ariete è stata ritrovata poi dalla polizia poco lontano. E adesso ci occupiamo invece dell'Istituto Cattaneo che ha presentato i risultati della prima edizione del rapporto sulle condizioni socio-economiche delle famiglie e rendimento scolastico, indagine sugli studenti di terza media a Bologna, un'analisi condotta nei 22 istituti comprensivi del nostro territorio nell'anno scolastico 2015-2016, quindi non è recentissimo. I risultati hanno confermato che c'è un forte legame tra le disponibilità familiari e il rendimento scolastico. Abbiamo sentito in proposito la vice sindaco e assessore alla scuola del Comune di Bologna, Marilena Pillati, lo ha fatto per voi, Eleonora Monari. L'Istituto Cattaneo ci presenta proprio in un rapporto molto dettagliato l'esito della ricerca, cosa estremamente interessante e che mi auguro abbia la possibilità di essere poi ripetuta nel tempo, è proprio questo sguardo sui contesti nei quali vivono i nostri ragazzi. Noi sappiamo che ci sono alcune delle criticità che riguardano i percorsi scolastici
politici che hanno certamente anche delle cause che riguardano i singoli ragazzi, ma sono fortemente legate anche ai contesti di vita. Sappiamo che anche nei nostri territori sta aumentando la povertà e diciamo, sappiamo che i fenomeni di povertà economica spesso sono correlati anche a fenomeni di povertà educativa. Dunque, avere un quadro chiaro e preciso di quali sono i contesti socio-economici che fanno da sfondo alla vita dei nostri ragazzi, quali anche come dire, alcune delle variabili importanti che caratterizzano la vita di ragazzi di quell'età, io credo sarà molto importante, soprattutto per capire se e come è necessario intervenire perché a tutti, nessuno escluso, sia garantito il diritto all'istruzione. Ecco qua, pronto il collegamento, vedo già Michela Conficoni, adesso forse non mi sente. Sì, Michela, eccoci qua. Allora, Michela Conficoni con Giuseppe Paruolo. Possiamo riprendere allora da dove ci eravamo interrotti, parlavamo della scelta di un vostro candidato, di un terzo candidato in questa sfida. Dicevo, il congresso è partito e non è un congresso già deciso in partenza. Sono presentati immediatamente, palesati, due contendenti che sono appunto il segretario uscente e l'ex assessore Luca Rizzonervo, e hanno iniziato a diciamo dibattere, e il tema del dibattito era: dobbiamo tornare più vicini alla gente, dobbiamo essere, coinvolgere di più gli iscritti, cioè tutte cose sicuramente condivisibili, però anche poco attente a quelli che sono i temi di fondo su cui secondo noi occorreva che il congresso andasse. Da quando abbiamo deciso di candidare Pier Giorgio Licciardello sono entrati altri temi nel dibattito. Noi per esempio riteniamo che su Bologna sia centrale il tema dell'indipendenza della politica dall'economia. L'economia è un tessuto sano di cui occorre tener conto, però bisogna che le persone che fanno politica non siano persone che dipendono dal punto di vista lavorativo da, diciamo, soggetti esterni, o che non abbiano un proprio lavoro, per cui se per caso fanno devono dire dei no in politica rischiano di perdere il posto e di perdere il lavoro. Noi preferiamo e siamo delle persone che hanno un proprio lavoro e che si prestano a dare un servizio alla politica temporaneo, e quindi non muore nessuno se per caso io smetto di fare il consigliere regionale, perché torno a fare il mio lavoro di informatico, così anche altri. Diciamo, Pier Giorgio Licciardello ha un lavoro vero che sta continuando a fare adesso nonostante sia consigliere comunale. Cosa ha prodotto questa commissione che in tutti questi anni c'è stata? Ci sono state una serie di decisioni, abbiamo degli eventi sentinella dal caso di Idice a San Lazzaro, ma anche la vicenda del Civis, la vicenda del People Mover, ci sono questioni su cui è sembrato che la politica non fosse così in grado di saper dire dei sì e dei no netti, e quindi alla fine rischia di rimetterci l'interesse pubblico. Anche nell'autocritica rispetto alle cose che sono successe, secondo noi è importante che si deve trovare la spinta per il rinnovamento. Ora, questi temi, quando li abbiamo posti, all'inizio qualcuno ci ha addirittura risposto che erano temi marginali, percepiti solo da una minoranza. Adesso stanno diventando centrali in questo dibattito. Io credo che sia già una nostra vittoria, un nostro risultato, il fatto che il dibattito si sia diciamo focalizzato su questi punti. L'altro giorno, nel presentare la sua ricandidatura, il segretario Critelli ha riconosciuto che il tema dell'indipendenza della politica e dell'economia è centrale a Bologna, e a questo punto sono già due i candidati che hanno messo al centro dei loro programmi questo tema. Sarebbe una cosa positiva che anche Luca Rizzonervo, come dire, si confrontasse su questo punto, uscendo un po' dalle frasi fatte su cui ovviamente siamo tutti d'accordo, dai principi generali su cui nessuno può essere appunto in disaccordo, riuscendo ad entrare e a qualificare, cercare di far capire ai cittadini che sono fuori dal PD e non votano, perché nel congresso votano solo gli iscritti, che però anche da chi vince il congresso del PD può dipendere un cambiamento della politica che impatta anche sulle loro vite. Noi crediamo che la politica debba ogni minuto dimostrare che serve a migliorare la vita dei cittadini, ed è per questo che siamo in campo. Grazie Giuseppe Paruolo, allora anche in bocca al lupo per il prossimo congresso. Grazie a voi, buona giornata a tutti gli ascoltatori, saluto anche in studio Francesco Spada. Ecco, chiamo adesso invece al mio fianco Grazie. Giulia Gibertoni del Movimento 5 Stelle, perché oggi si è parlato non all'interno dell'Assemblea ma a margine, insomma alcuni consiglieri, anche della legge urbanistica che si è approvata dall'Assemblea a fine novembre, metà novembre, insomma entrerà poi subito in vigore. A voi, come del resto abbiamo sentito anche l'altra Emilia Romagna, Sinistra Italiana e poi la MDP, non piace così come è stata scritta questa legge, perché? A
Questa è una legge pessima che apre le praterie alla speculazione edilizia e al consumo di suolo, quindi è una legge che purtroppo tra l'altro scavalca le istituzioni, scavalca le competenze comunali che da dettato costituzionale hanno in mano e devono avere in mano il controllo sulla pianificazione urbanistica, cancella il concetto di pianificazione, cancella le regole urbanistiche e le competenze dei comuni e dei sindaci e mette le chiavi delle città in mano ai costruttori privati. Perché succede questo? Cosa cambia? Perché succede questo? Perché se il renzismo fosse un'ideologia... Intendo la legge, cosa prevede? Cosa prevede? Sì, la legge per cui, insomma, alla fine chi decide sono i costruttori e non più i politici. Prevede che si cancelli la pianificazione, che è stato un grande valore aggiunto, una grande eccellenza di questa regione. Quindi la pianificazione urbanistica dell'Emilia Romagna è quella che ha fatto sì che, ad esempio, avessimo tot metri quadri di verde pubblico per abitante, che avessimo una serie di servizi, che avessimo la possibilità di città vivibili. Ecco, adesso tutto questo si sta totalmente cancellando. Eravamo arrivati a un momento di consapevolezza rispetto al fatto che il suolo è un bene finito, che il suolo va preservato, il suolo è una ricchezza ed è un bene comune, quindi va preservato e difeso soprattutto dalle istituzioni pubbliche, e con questa legge, che purtroppo è il provvedimento più importante forse di questa legislatura, ma anche il più scellerato, si cancellerà tutta questa consapevolezza che con grande fatica ambientalisti, forze politiche avevano portato all'attenzione e alla diffusione. Quindi... Però la nuova legge urbanistica prevede in realtà il consumo zero del territorio, la rigenerazione urbana. Cioè, questi temi ci sono, però così come sono posti, secondo lei non raggiungono l'obiettivo? Non raggiungono alcun obiettivo, perché un conto è quello che viene detto come proclama, dicendo che si farà così. Un conto sono tutte le deroghe che vengono imposte alla società, ai cittadini, che poi faranno sì che questa legge ottenga l'esatto contrario. Noi pensiamo che si debba invece immediatamente smettere la discussione dell'articolato. Abbiamo tentato, prima che questa legge venisse ufficializzata, con atti, convegni, convocazioni in commissioni, scontri in commissioni, confronti, purtroppo il confronto c'è stato prima della delibera di giunta, non c'è stato nessun ascolto. Ora non avremmo mai immaginato e né mai voluto credere che si arrivasse ad approvare un testo così tremendo, eppure siamo qui. È una legge edilizia, è una legge che dice di rilanciare il motore economico, ma non rilancerà nulla, e tra l'altro il nostro patrimonio abitativo perderà ancora più valore, verrà ancora più degradato da queste continue costruzioni, da queste nuove costruzioni che verranno liberalizzate sul nostro territorio. L'unica cosa che si può fare è tornare alla legge 20, alla vecchia legge urbanistica, quella precedente, quella tuttora in vigore, modificare quella che aveva punti positivi ma aveva anche ombre, quindi ragionare insieme su quella ed evitare lo scempio e la deriva privatistica che purtroppo questa legge, che è veramente semplicemente una legge edilizia operativa, qualcosa che mette le chiavi in mano al costruttore privato e gli dice fai del nostro territorio quello che vuoi, è la resa definitiva e l'alzare le mani delle istituzioni pubbliche. Sento un passaggio invece su Rimini, come è stato eletto Di Maio, le è piaciuto? Ci sono stati tanti mal di pancia all'interno del Movimento 5 Stelle, pochi votanti, un quarto degli aventi diritto, c'è chi ha detto meglio distinguere le due cariche, insomma Di Maio si occupi solo del Parlamento e la carica politica deve rimanere, responsabilità politica, nelle mani di Grillo. Lei cosa pensa? Beh, Rimi, ho notato un'atmosfera invece molto, molto buona, molto motivata. Adesso abbiamo davanti sfide importantissime, la Sicilia, e poi avremo davanti le politiche. Di Maio è la persona giusta per essere il nostro candidato premier e per guidare il movimento davanti a queste sfide. Io ho notato invece appunto grandissima motivazione e una grandissima partecipazione e anzi un'unità importante, una condivisione importante rispetto al fatto che il Movimento 5 Stelle si presenta con un candidato ufficializzato e si presenta con un programma che è arrivato ancora prima del candidato, già condiviso, già messo dentro la rete, dentro Rousseau. Ora noi abbiamo sempre la possibilità di ridiscutere parti del programma, di parlare dentro Rousseau, ma le sfide che sono davanti sono delle sfide che ci aspettano e che sono convintissima che una persona come Di Maio sia e sia già stata e sarà la persona ideale per portarle avanti. Insomma, bene così. Grazie allora Giulia Gibertoni, io direi che ridò la linea allo studio a te Francesco Spada. Bene, grazie, grazie Michela Configoni, grazie anche ai tuoi ospiti. Dagli ospiti nella nostra postazione televisiva in regione veniamo agli ospiti invece che siedono in studio accanto a me, e comincio subito dalla Patrizia Farrugia. Buongiorno e benvenuta. Staff del direttore generale, giusto, sì, dell'azienda USL di Bologna, benvenuta, grazie. E accanto a lei Federico Ravaioli invece, che è dottorando
ricercatore per quanto riguarda il medico chirurgo, così diciamo. Allora, però in realtà vogliamo un attimo lasciare da parte, come dire, la vostra apprezzatissima professionalità e professione per parlare invece dell'ordine dei medici, perché anche i medici hanno un ordine, spesso se ne parla solo quando ci sono, tra virgolette, delle situazioni un po' complicate o delle piccole, tant'è che voi avete creato una lista che si chiama Rinnovamento nell'Ordine, proprio perché alle prossime elezioni avete un progetto e un'idea. Parto da lei, dottoressa Farrugia. Grazie, direttore Spada, per l'ospitalità nel suo bel telegiornale. E ci presentiamo. Siamo una nuova lista che è nata in questi mesi da varie componenti della nostra professione medica che pensiamo di rappresentare, componenti ospedalieri, universitari, medici di medicina generale, specialisti e libero professionisti, e lasciatemi dire per un terzo professionisti di grande esperienza, per un terzo giovani, per un terzo donne, quindi veramente una lista nuova. Perché ci siamo riuniti, come abbiamo cominciato a discutere? Perché sentiamo l'esigenza tutti di supportare in maniera più forte i nostri colleghi medici nelle scelte importanti che quotidianamente devono affrontare, i problemi etici, ma adesso ne parlerà ancora meglio Federico. Perché l'ordine, ricordiamo, ha un valore ovviamente. Assolutamente, informativo, formativo, di supporto, cioè, alla categoria medica, ma anche un supporto ai cittadini, e quindi sempre più garantire cure sicure, cure informate e formate, con un ancora più forte apporto al fianco nostro dell'università nella buona formazione. Ecco, Federico Vaglione, quindi la componente giovane diciamo. Grazie dell'invito ovviamente. E questa componente giovane, io e altri colleghi che rappresentano appunto la componente giovane, è stato proprio anche un importante appoggio da parte della lista nella componente giovani, che non è solamente una bandierina, ma che deve essere appunto una vera rappresentanza, perché che non siamo solo noi, ma che deve portarsi dietro tutta una parte di popolazione di medici giovani che si sono iscritti all'ordine dei medici da anni, ma che non hanno mai avuto una rappresentanza attiva nell'ordine, per arrivare a ottenere una consapevolezza maggiore all'interno dell'ordine. Questa consapevolezza ovviamente deve portare e partire dalla formazione, perché come molti sanno l'ordine dei medici a livello nazionale è deputata alla formazione continua nella professione medica, e quindi è necessario che noi come professionisti andiamo ad imparare, soprattutto partendo da noi giovani appena usciti o da poco usciti dall'università, ad avere una formazione continua che parta a portare a identificare il ruolo del professionista, che non può essere più ormai un professionista solamente delegato a se stesso, all'ordine dei medici e al medico come figura unica, ma all'interno di un percorso assistenziale multidisciplinare e che formi e faccia del team. Il team è fondamentale oggi, lo stiamo imparando all'università, dobbiamo arrivare a portarlo anche nel territorio e a livello ospedaliero e chiaramente universitario. Quindi noi non da soli, ma insieme a un gruppo che si formerà, porterà a cercare di individuare delle tematiche nuove da sviluppare per portarci una formazione. Ecco, dottoressa Farrugia, attraverso l'ordine si possono risolvere ancora quelle problematiche che il paziente magari incontra proprio anche nel rapporto del medico, no? Adesso lei è stata anche ospite della nostra trasmissione, salutando con Michele Cassetta, diciamo, che ha giustamente la fissazione o pallino della comunicazione, ma molto importante, perché per un paziente, specie nella comunicazione comunque di una patologia grave o meno grave, insomma qualcosa cambia, per cui è molto importante. Ecco, l'ordine può aiutare anche voi medici. Ma infatti l'impegno nostro vorrebbe essere anche su questo fronte, cioè affrontare di più con la formazione che l'ordine dei medici può mettere a disposizione dei colleghi il tema della relazione con il paziente. Vogliamo tirare per la giacchetta, e sono con noi dei docenti universitari, anche l'università, di impegnarsi di più su questo insegnamento, perché la buona relazione con il paziente è alla base della fiducia, è alla base della cura sicura e della buona cura. Bene, allora io ringrazio Patrizia Farrugia, ringrazio Federico Lavaglioli, Rinnovamento nell'Ordine, quindi chiaramente possono votare solamente i due medici, no? Questo diciamo, perché magari qualcuno... Fine settimana Papa. Del Papa, perfetto, quindi ci siamo, è molto vicino, bene, grazie comunque davvero, grazie e buon lavoro. E a proposito di Papa, noi oggi abbiamo
incontrato il direttore generale di Ascom Commercio Bologna, Giancarlo Tonelli. Ancora una volta stiamo cercando di capire come la città di Bologna si sta preparando, e quindi anche i commercianti, anche le attività commerciali, ad accogliere il Papa. Sappiamo con alcune restrizioni, perché ovviamente dobbiamo lavorare tutti nella massima sicurezza. Sentiamo l'intervista a Tonelli di Eleonora Monari. Beh, si stanno organizzando come tutti, è una giornata molto importante per la nostra città, è ovviamente una giornata dove non ci sfugge l'importanza dell'aspetto religioso, quindi da questo punto di vista prima di tutto quello. Per il resto è anche però un modo per vivere la città con gioia e che dia il benvenuto al Santo Padre, sia per quello che riguarda Piazza Maggiore sia per quello che riguarda lo stadio. Certo, in particolare in alcune strade ci saranno dei disagi dovuti alla necessità ovvia di garantire la massima sicurezza per tutti, sia per il Pontefice ma dico anche per tutti coloro che sono i residenti. I commercianti, ancora una volta con spirito di servizio e di attenzione nei confronti della città, vivranno questo evento da un lato con gioia e dall'altra parte stringendo i denti per una giornata, però alla fine fa parte di quello che è il modo oggi di accogliere eventi importanti e significativi come questo. Allora, questo era Giancarlo Tonelli sul tema del Papa. Parliamo anche di questi giorni, c'è il Cersaie, quindi ovviamente c'è un po' più di movimento anche su, già sulle strade della città di Bologna. Ci sono tante iniziative che sono quelle un po' considerate il cosiddetto Cersaie off, ce n'è una presso il negozio di Gavina in via Altabella, dove effettivamente anche quest'oggi ci sarà un'importante tavola rotonda che vedrà la partecipazione e il coordinamento affidato alla nostra designer conduttrice Elisa Merli, ma tante le iniziative che trovate appunto in via Altabella, ma non solo, c'è anche il Bologna Design Week. Allora andiamo subito a sentire la coordinatrice di questa iniziativa. Vai ancora al microfono di Eleonora Monari. Questa è la terza edizione, siamo molto orgogliosi di aver avuto la partnership anche con Cersaie, in occasione di Cersaie abbiamo 150 partecipanti per più di 150 eventi per mettere in relazione e sinergia in città, in centro città, tutta la creatività, i progettisti, i distributori, il mondo produttivo, e in un progetto di comunicazione e valorizzazione delle eccellenze delle industrie culturali creative. Abbiamo 5 main location: Palazzo Isolani, ex ospedale dei Bastardini, Inside Design Studio Store e una rete di Galleria Cavour, chiaramente con la mostra, diciamo, Mille Luci, che è il gate, diciamo, in centro città della mostra più completa che troverete in fiera. E abbiamo una novità per questa terza edizione, che è la Design Night, che si terrà mercoledì 27 e domani dalle 19 alle 24, in cui tutti gli store, gli showroom, le gallerie, i musei, mi sono dimenticata di appunto citare Palazzo Pepoli Campo Grande, la sede distaccata della Pinacoteca, in cui abbiamo già inaugurato il 20 e rimarrà aperta fino al 1° di ottobre, la mostra in occasione del decennale della morte di Dino Gavina, Scatto Libero. www.bolognadesignweek.com per tutti gli eventi, il calendario diviso per esposizioni, mostre, brindisi, e un calendario molto fitto di design talks, tavole rotonde e convegni. Termina la settimana un simposio internazionale dedicato alla formazione al design presso Opificio Golinelli. E a proposito di Bologna Design Week c'era anche ovviamente il direttore di Ascom, Giancarlo Tonelli, andiamo a sentire anche lui su questo tema. È un'iniziativa che ha portato Bologna al centro del mondo del design, dell'arredamento, con molta attenzione anche al rispetto della filiera, per cui dalla produzione fino al commercio, e quindi ci è piaciuta molto l'idea di rilanciare Bologna proprio come città del design. In più la collaborazione con il Cersaie, che quest'anno si realizza in modo particolare, in modo significativo, ci piace ancora di più, perché è un modo per creare anche non solo un Cersaie off, che comunque già di per sé è importante, ma per far vivere davvero al meglio il rapporto fiera città, con tanti eventi che cominciano da oggi per i prossimi giorni e che rendono Bologna ancora più viva, ancora più attrattiva e ancora più interessante, sia per coloro che vengono a visitare il Cersaie ma anche per i tanti bolognesi e turisti che vivono la nostra città. Quindi un bellissimo modo per aprire la città a mille iniziative.
Bene, allora questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ricordo questa sera, la prossima edizione 19:15, vi ricordo stasera alle 21, torna a casa Cotti, lavori in corso con Filippo Cotti, Renato Villa, il mitico Villa e il giornalista del Carlino Massimo Vitali alle 21, grazie per averci seguito, grazie al coordinamento tecnico affidato a Mario Giuliante, grazie anche a chi era in collegamento dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, buon proseguimento, state con Nettuno TV.